Ma è importantissimo formare una coscienza di protezione civile. Terremoti, alluvioni, frane e incendi, quando a salire in cattedra è la protezione civile. Docenti questa mattina all'ente di formazione IRIGEM di Rosà, gli esperti dell'emergenza che hanno tenuto una lezione che ha coinvolto gli studenti guidandoli attraverso la storia e l'evoluzione della protezione civile, una storia che si intreccia in modo stretto a quella del volontariato. Riescono a concepire attualmente la situazione di volontario, cioè di lavorare gratuitamente per gli altri. Oggi ho imparato che fare del volontariato è anche bene per tutto il paese, insomma. È anche importante perché così il paese può rimanere in vita, insomma. È importante collaborare sia tra le persone che tra la protezione civile. Perché penso che sia molto importante collaborare, perché così siamo tutti più uniti e potremo dare un buon esempio anche alle generazioni future. È utile sapere anche come inizia la storia della protezione civile. Con una consapevolezza che si può fare di meglio per il nostro paese. L'occasione per spiegare agli studenti dell'ente di formazione IRIGEM di Rosà non solo l'importanza della protezione civile, ma anche come comportarsi in caso d'emergenza e soprattutto per dargli un nuovo punto di vista, lo sguardo di chi ha fatto della sicurezza degli altri la propria missione. Ma l'importante è che capiscano che fare il volontario è una soddisfazione che hanno loro, soprattutto più che chi riceve il nostro servizio.